Salve ragazzi, oggi pomeriggio facciamo qualche esercizio, così diciamo proviamo un poco a, a consolidare, a fissare quelle che sono le lezioni di teoria che abbiamo sviluppato nelle ultime settimane. In particolare faremo qualche esercizio sulla stima delle incertezze, sia immaginando di misurare direttamente una grandezza, sia nel caso in cui pensiamo di misurare varie grandezze e di calcolare poi un ulteriore misurando per via indiretta. Allora, ho qua qualche numero in maniera tale da... immaginiamo di fare 30 misure ripetute di tensione. La stima del misurando, ovviamente, vi ricordo, si ottiene come media di queste n misure. Quindi, se vado a fare la somma dei valori calcolati diviso n, diviso 30, allora immaginiamo di aver ottenuto questo valore, 8,97474 volt. Allora immaginiamo anche di aver calcolato la deviazione standard di queste n misure. Vediamo, ci ricordiamo la deviazione standard come la dovrei andare a calcolare. Devo andare a fare sicuramente una radice quadrata, una sommatoria degli x con i meno x medio al quadrato diviso n meno 1, perché ho effettuato i calcoli valutando gli scostamenti non rispetto alla media nota per altri motivi, ma rispetto alla media calcolata sulla base delle 30 misure. E immaginiamo che questa S venga fuori un certo numero, 0,07321, ovviamente volt. La deviazione standard l'abbiamo scelta proprio perché era omogenea con il misurando. Allora, se io vi chiedo quanto vale l'incertezza su questa mia misura, allora sto immaginando quindi che non ci sono altre, se non vi do altre informazioni, vuol dire che io ho fatto queste misure ripetute variando tutte le grandezze che mi potevano in qualche modo influenzare, che mi potevano dare origine a incertezza, e quindi sto facendo una valutazione esclusivamente seguendo un approccio che abbiamo chiamato di tipo A. Ok? Non vi do altra informazione. Se io devo calcolare l'incertezza di tipo A, che cosa dicono le norme? Le norme dicono che l'incertezza è pari alla deviazione standard diviso radice di n. Quindi io devo prendere questo numero, 0,07321, devo dividerlo per radice di 30, ottenendo un certo risultato. Allora, adesso spendiamo qualche secondo, perché io volutamente in questi numeri sono riportate un mare di cifre. Anche questa ho diviso per un numero, erano volt, diviso un numero, ancora volt. E quando fate i conti, radici quadrate, somme, le macchinette vi danno sempre, i calcolatori, quello che utilizzate, vi danno sempre un sacco di cifre. Quante cifre dobbiamo riportare quando riportiamo il risultato finale di una misura? Anche su questo la ISO Guide dà una sua ricetta, dà una sua indicazione. Allora io adesso vi do questa linea, poi pur sapendo che poi quando scriverete le vostre esercitazioni, pure se sono delle regole abbastanza banali, è tra quelle che nessuno rispetta. Ok?
Allora, vediamo che cosa dice la norma. La norma dice, come prima cosa, io adesso ho ottenuto l'incertezza e il misurando, ok? Ho questi due numeri, no? Devo andare quindi a scrivere il risultato V uguale ok? Il misurando e l'incertezza. Allora, dice la guida, come prima cosa guardo l'incertezza di misura e la rappresento con due cifre significative. Quante sono due cifre significative qua? 0, 0,13. Ragazzi, allora, sono significative tutte le cifre, partendo da sinistra. Tutti gli zeri che trovate, fin quando non trovate il primo numero diverso da 0, non contano. Poi, prima cifra significativa, seconda cifra significativa. Sto dicendo che se qui avessi trovato 0,0103, le due cifre significative erano 1 e 0. Cioè gli zeri che vengono dopo la prima cifra significativa sono significativi. Ok? Che me ne faccio di queste cifre che vengono dopo? La norma non dice nulla. Che cosa potete fare delle cifre che non riportate? O le utilizzate, o le buttate, o le utilizzate per eventuali approssimazioni. Nel senso, se io qua avessi ottenuto 0,01376, potevo scrivere 0,013 e 0,014. Dal 5 in su posso approssimare. La norma non vi dà una propria ricetta, né ve la do io. Quello che vi consiglio è decidete nella vita, o fate i troncatori o fate gli approssimatori, cioè nel senso, ma giusto per avere una linea omogenea. Io sono un troncatore, ma non per c'è sotto un minimo di ragionamento. In che senso? Allora, qua stiamo parlando di cifre significative dell'incertezza di misura. L'incertezza cosa rappresenta? Rappresenta un limite alla mia capacità di misurare tensione. Allora, io sto dicendo che nella mia misura già ho qualche problema sui centesimi di volt. I millesimi di volt, se non sapevo già tanto misurare i centesimi, i millesimi, li indico, ma non ho grossa certezza a dire 3. Secondo voi, sti decimillesimi di volt, ma io che contenuto informativo c'è in questo 7? È puro rumore numerico, ok? Quindi 7, dire che se c'è 7 io metto 4 e che se c'è 4 io metto 3, sinceramente è un utilizzare delle cifre su cui la mia conoscenza è veramente molto modesta, perché stiamo parlando dell'incertezza di misura. Allora, scrivo 0,013, a questo punto mi porto sul risultato di misura e rappresento il risultato di misura fermandomi alle medesime cifre che ho riportato nell'incertezza. Lì sono arrivato fino al millesimo di volt, qui mi fermo al millesimo di volt. Ok? 8,7 974 millesimi. Quindi ricapitoliamo: l'incertezza di misura la riporto con due cifre significative e poi riporto il misurando in maniera omogenea con l'incertezza. Vedete, questo è utile perché se a un certo punto magari questa misura arriva in mano a una persona che non capisce neanche qual è il significato dell'incertezza, il fatto che questo risultato l'avete riallineato
alle cifre su cui avete una qualche conoscenza, fa sì che la persona non è che si illude di avere qualche informazione sui volt per 10 a meno 5. Ok? Quindi le cifre in più conviene eliminarle. Quindi d'ora in poi, quando faremo gli esercizi qui in aula, quando farete le relazioni laboratorio e in generale, riportate sempre l'incertezza con due cifre significative e il risultato di misura lo ripulite, lo riallineate alle cifre presenti nell'incertezza di misura. Sempre per migliorare la visibilità, la lettura, no? Vi conviene sempre riportare le due grandezze secondo la stessa unità di misura, la stessa rappresentazione, cioè non riportate qua un esponenziale, qua un valore numerico, cioè scegliete in maniera tale da poter far sì che chi legge la vostra misura capisca subito dove c'è informazione e dove c'è incertezza di misura. Vabbè, poi facendo esercizi capiremo meglio che cosa vi sto dicendo. Questo intervallo di valori che livello di confidenza c'ha? Cioè, misurando, con che probabilità accade in questo intervallo? Poiché ci siamo limitati all'incertezza di tipo A, non all'incertezza estesa. Vi ricordo che abbiamo definito incertezza estesa il prodotto dell'incertezza per il fattore di copertura. Nel caso io voglio avere un livello di confidenza più elevato, qui è come se avessi usato K uguale 1, quindi il livello di confidenza è 68.5%. Facciamo una cosa. Qui ci scriviamo. Quelle che sono le relazioni fondamentali che abbiamo trovato la volta scorsa. Abbiamo detto che l'incertezza di tipo A è pari a S diviso radice di N, l'incertezza di tipo B è la deviazione standard della distribuzione di probabilità che assumo per il misurando, l'incertezza composta è la radice quadrata di U con A quadro più B1 quadro più B quadro con n. Poi abbiamo detto che l'incertezza estesa è k u con c, e ce ne spariamo sopra perché è così. Qui vedete, era una di quelle situazioni in cui l'incertezza composta coincideva con l'incertezza di tipo A. Okay? Non abbiamo messo nessun'altra informazione, ed è anche una di quelle situazioni dove poi abbiamo detto, vediamo un po' un'incertezza, se voi volete, se io vi chiedo quant'è l'incertezza estesa con un livello di confidenza del 99,7%, allora il livello di confidenza 99,7% si ottiene per K uguale 3, quindi io che devo fare? Incertezza estesa uguale 3 per 0,013, 0,039 volt. Ok? Sempre millesimi di volt, quindi il risultato di misura sarà 8,974 più o meno 0,039 volt. Però devo dire che qua sto scrivendo l'incertezza estesa con livello di confidenza 99,7%. Ok? Non è che ho fatto una misura meno precisa, sto solo dicendo, caro utilizzatore, se vuoi sapere un intervallo entro cui il misurando cade con 99,7% di probabilità, devi allargare l'intervallo intorno al valore misurato.
Questo nell'ipotesi in cui sto immaginando una distribuzione di tipo gaussiano. Facciamo un altro esempio di una situazione che vi può capitare. Gli anni passati chiamavo qui qualcuno di voi a fare gli esercizi, ma adesso siamo in presa diretta. Avete una buona... Poi se c'è qualcuno che vuole andare su iTunes, magari scopriamo che adesso... Cioè di solito dovevo, tutti voltavano la testa e io dovevo prendere le persone per le orecchie. Magari scopriamo che adesso c'è la... Non penso. Allora, immaginiamo di fare 30 misure di corrente e abbiamo ottenuto come valore medio 54,371 mA. S 0,0324 mA. Poi questa volta, oltre ad aver fatto delle misure ripetute n uguale 30, ho anche un certificato di taratura. Ragazzi, non vi picchiate, piccole scaramucce. Allora, nel certificato di taratura viene data un'indicazione che è classica dei certificati di taratura. Viene fornita una correzione, o diciamo qualche parola su che cosa si intende per correzione, di meno 0,520 mA. L'incertezza di questa correzione è 0,080 mA. Che cosa si intende per correzione? Se voi vi pesate su una bilancia e scoprite che la bilancia misura sempre 2 kg in più, allora voi che fate? Vi pesate tranquillamente, poi prendete il risultato e gli levate ogni volta 2 kg. Quindi prendete l'errore e lo sottraete. Allora la correzione è l'inverso dell'errore. Quando voi scoprite che c'è uno strumento che effettua sempre un errore sistematico, vi ricordo che intendiamo per errori sistematici errori che si ripresentano sempre con la stessa ampiezza e con lo stesso segno, la classica bilancia in cui non avete corretto lo zero. Se voi nella bilancia non correggete lo zero e segna sempre parte da 1, voi pesate sempre un chilo in più qualunque pesata fate. La correzione è meno un chilo, quindi è l'inverso dell'errore, e vi consente di ottenere il risultato corretto. Allora, qual è il vostro risultato di misura? I. Il risultato si ottiene a partire dal valore che avete misurato più la correzione. Quindi il vero valore misurato è 53,851 mA. Ok? Questo valore a cui avete sommato questo termine negativo. Come vedete, la fase della misura in cui io stimo il misurando è quella facile. Cioè, quando andremo in laboratorio, noi
il misurando, ce lo dice direttamente uno strumento, lo leggiamo direttamente su un display, ce lo dà una tabella. Il risultato di misura è la parte facile del corso di misure. La parte più complicata è stimare l'incertezza, cioè che qualità devo assegnare a questo numero, che valore devo dare all'incertezza di misura. Allora vedete, nonostante state facendo una misura di una sola grandezza, quindi quando abbiamo parlato di propagazione delle incertezze nelle misure indirette, pensavamo di star misurando due cose da cui calcolavo una terza, V uguale R per I. Allora io misuravo resistenza, misuravo corrente, ottenevo tensione, misuravo peso lordo, misuravo peso netto, tara, e ottenevo peso netto. No, misuravo due cose e ne ottenevo una terza. Qui io sto facendo una sola misura, poi sto prendendo un dato che sta su una tabella, sul certificato, e sto calcolando una misura che però è frutto di un'elaborazione, frutto di un modello. Allora l'incertezza è un'incertezza in cui l'incertezza su I sarà funzione dell'incertezza sui medio e dell'incertezza su C, che sono le due cose che io affronto direttamente. Qual è il legame fra i due oggetti? Somma. Allora potrei fare le derivate o ricordarmi le formule che abbiamo scritto la volta scorsa. O più che altro i due mondi. Somma differenza, prodotto rapporto. Somma differenza, lavoro con le incertezze assolute. Prodotto rapporto, lavoro con le incertezze relative. Somma differenza, incertezze assolute. Quindi l'incertezza su I a che cosa sarà uguale? Radice quadrata di I con I medio quadro più I quadro con C. Quando io dico lavoro con le incertezze, ricordatevi sempre, siccome abbiamo delle deviazioni standard, lavoro sempre, le compongo tra di loro sempre radice quadrata della somma dei quadrati. Non mi fate vedere che prendete la somma e quindi fate la somma di U con I più con C. Le incertezze non le dovete sommare mai. Non c'è mai una somma di incertezze. C'è sempre una radice quadrata di somma dei quadrati con dei coefficienti, con qualcosa. Non c'è mai la somma brutale tra incertezze. Ok? Già, se vi ricordate questo, già il 50% degli errori li elimina. Allora, U con C ce l'abbiamo, perché me l'ha data il costruttore, chi ha fatto la taratura ha calcolato la correzione, qualunque correzione è sempre affetta da una sua incertezza residua. Se io cercavo di colpire il centro di un bersaglio e sbagliavo, quell'altro mi dice: guarda, stai sbagliando sempre di 10 cm in alto. Ma non è che tutte le volte sbagli 10 cm in alto. Più o meno sbagliavi sempre in maniera leggermente diversa, ma più o meno sbagliavi di 10 cm in alto. Allora io ti correggo i 10 cm, non è che dopo io centro sempre. C'ho un'incertezza che resta. Quindi tutte le correzioni sono affette da incertezza. D'altra parte, se no, non potrei poi gestirla. Applico la correzione e poi se incertezza su C, chi me la dà? Allora, la U con I quanto vale? Quanto vale la U con I? Allora? 0 IR 0 3 2 4 al quadrato diviso, diciamo così, radice di 30. Quella è la S. La S non è l'incertezza, la S è la deviazione standard delle misure. L'incertezza è la radice, la deviazione standard è la media, devo dividere per radice di 30, più
0,080 al quadrato. Facciamoci un attimo sti conti intermedi prima di sommarli, perché voglio con voi fare qualche ragionamento. C'avete una macchinetta? O se non ce l'avete, ce l'ho qua io. Fammi vedere se mi fanno il conto intermedio. Non mi fanno il conto intermedio, me lo fate un attimo. Mi fate 0,0324 divisore 10 di 30? Forse un telefonino qualunque. Oramai. Non mi ricordi. Ah, è arrivata la macchina. Vai. 0,0324 diviso la 10 di 30. 0,0059. Ok. Quadro più 0,080 al quadrato. Perché vi consiglio sempre di andare, voi avete sempre la possibilità di mettere dentro la macchinetta tutti i numeri, premere una volta solo il tasto e tirar fuori il risultato finale. Quello che vi consiglio è sempre andare a vedere i due diversi contributi. Allora, il contributo delle misure ripetute è rispetto al contenuto al valore della correzione più di un ordine di grandezza più piccolo. Che vuol dire? Vuol dire che io la prossima volta valeva la pena che facevo 30 misure? No, forse ne potevo fare 10. Perché questo termine è assolutamente trascurabile rispetto a quello della correzione. Ora io posso sicuramente mettere i numeri dentro la macchinetta e mi trovo il risultato, e alla fine il risultato ovviamente mi viene (0,0064), cioè che è il quadrato di questo. Però è quadrato, è sotto radice quadrata, viene 0,080218 volt. Scusate, qui qua eravamo miliampere. Allora, aspettate, questi sono residui della vecchia. Al di là del fatto che viene quello che vi aspettate, no? Perché abbiamo detto che poi l'incertezza di misura a me interessa con due cifre significative, quindi questo pezzo lo butto, quindi viene 0,08, quindi viene lo stesso numero che otterrei se non considerassi l'incertezza legata alle misure ripetute. Quindi tutte le volte che andate a fare composizione di incertezze in misure indirette, il mio consiglio è fatevi il calcolo delle incertezze separatamente, le guardate, cercate di capire se c'è qualcuno dei fenomeni che può essere ingegneristicamente trascurato. Questo vi può servire per future misure e vi può anche servire perché quando andate a fare i conti, se premete i tasti in maniera sbagliata e ottenete un numero sbagliato, ve ne dovete accorgere. Ok? Ricordatevi sempre che non potete mai ottenere un'incertezza che sia più piccola del più grande degli elementi che avete considerato, cioè sono sempre termini che si sommano, quindi meglio di 0,08 non potete ottenere. 80218, 0,80218, che sono cifre che non sono significative ai miei fini. Allora, come scriviamo il risultato di misura? I, qua arrivo fino al microampere, tre cifre. Qui ho il microampere e allora posso scrivere tranquillamente 58.851 più
più o meno 0,080 53,851. Che cosa ho detto? Altro numero. Allora, quando io sono recidivo, perché tanti anni fa mi è capitato di registrare le lezioni per il Consorzio Nettuno, e quando adesso è un errore che non faccio più di rivedermi quando mi registro, cioè io queste lezioni qua che stiamo registrando mi guardo bene a rivedermi, perché quando mi sono rivisto allora, a parte che scopri tutte le intonazioni, tutte le... lasciamo stare, ma a parte questo, io ho scoperto che dico una parola a posto di un'altra con estrema naturalezza. Sto parlando di lavagna e dico finestra, dal contesto si capisce perfettamente, però dico una parola a posto di un'altra. Lo facevo 20 anni fa, non posso pensare che adesso, con l'incedere degli anni, penso che lo dirò anche adesso. Quindi un numero a posto di un'altra è il minimo. Allora, a voi, all'attento studente, il compito di correggere questo. Allora, questi esercizi, come vedete, non è tanto per sciogliervi nei calcoli, ma quanto perché così troviamo l'occasione per rivedere un po' le formule e evidenziare qualche aspetto che può essere utile. Una situazione anche che vi capita spesso, che vi può capitare, è quello di avere una misura di periodo e voler conoscere il valore della frequenza, o viceversa, uno l'inverso dell'altro, una sciocchezza. Periodo 20.00 più o meno 0,65 millisecondi, un segnale a 50 Hz. La frequenza, quanto vale la frequenza? Vabbè, inverso il periodo, 50 Hz. Che legame c'è tra l'incertezza nel periodo e l'incertezza con la frequenza? È un rapporto. In quanto rapporto, le grandezze su cui dobbiamo lavorare dal punto di vista di incertezze sono le incertezze relative. Vuol dire che l'incertezza nella misura di periodo è 0,65 millisecondi. Quanto vale l'incertezza relativa? 0,65 diviso 20. Ok? L'incertezza diviso la grandezza. Da qualche parte avrò questo numero, 0,0325, senza unità di misura, millisecondi su millisecondi. Quanto vale l'incertezza relativa sulla frequenza? 1 relativa al quadrato di 1 più l'incertezza relativa al quadrato su t. Ovviamente non c'è nessuna incertezza nei numeri. Quando in una formula avete un numero, questo numero è come se non ci fosse. Quindi, di fatto, l'incertezza relativa nella misura di frequenza coincide con l'incertezza relativa nella misura di periodo. Cioè, se io ho fatto una misura all'1 per 1000,
di periodo ottengo una misura di frequenza all'1 per 1000. Ok? Vuol dire che l'incertezza relativa con F vale 0,0325, da cui l'incertezza assoluta su F a quanto è uguale? Allora, se l'incertezza relativa è l'incertezza diviso la grandezza, l'incertezza sarà l'incertezza relativa per la grandezza. Incertezza relativa per F uguale 0,0325 per 50. Hertz. Allora, quanto vale il risultato della mia misura? Allora, solito discorso, parto dall'incertezza, considero due cifre significative, 25, lo levo, è rumore, non ne so nulla di quelle due cifre. Vedete, voi siete partiti da numeri tutti con due cifre, alla fine, facendo i conti, le radici, i numeri nascono, vengono generati dalle varie, dai vari calcoli, però quando, e portateveli dietro, quando alla fine tirate fuori il risultato finale deve essere rappresentativo delle vostre conoscenze. Le vostre conoscenze sono incertezza con due cifre e misurato. Quindi vuol dire che la frequenza per me sarà 50.0 più o meno 1.6 Hertz. Vi trovate? Serie di due resistori. R1 10 kΩ. Ragazzi, fate che ci sono. Tolleranza 1%. R2 20 kΩ. Tolleranza 0,5%. Quanto vale R uguale R1 più R2? Quanto vale U di R? Allora, R uguale R1 più R2 è, come sempre abbiamo evidenziato, banale, cioè il misurando è quello facile. Sono 30 kΩ. Per adesso lo scrivo così, non mi applico a sapere quante cifre ci metto vicino, perché non lo so. Ok? U con R la formula la conosco, sbircio là sopra, no, queste non le ho messe, la propagazione, comunque radice quadrata di UR1 quadro più UR2 quadro. È una somma e quindi lavoro con le incertezze assolute. Però le informazioni, il costruttore me le ha date in termini di tolleranza, che è un'altra cosa, non è l'incertezza. Allora, innanzitutto la tolleranza è spesso indicata in termini relativi percentuali. Che vuol dire? Che vuol dire 1%? 1% di cosa? 1% di 10.000.
Quindi innanzitutto questo termine lo devo riportare in valore assoluto. Quindi l'1% di 10.000 vuol dire 1% di 10K vuol dire 10.000 per 1 diviso 100. Ohm. Per qualcuno che ha più dimestichezza con i numeri, questi esercizi possono essere quasi para offensivi, però siccome per mia esperienza poi con i numeri non c'è mai dimestichezza abbastanza, preferisco fare qualche passaggio in più che qualche passaggio in meno. Che vuol dire una tolleranza di 100 ohm? Sto dicendo che quando io ho comprato il sacchettino di resistori da 10K all'1%, il costruttore mi garantisce che tutti questi resistori saranno tutti con un valore che va da 9.900 ohm fino a 10.100 ohm. Quale valore è il più probabile di tutti? Nessuno. Quando si parla di tolleranza, lui non si sta assumendo nessun impegno su quale sia il valore più probabile, si sta solo assumendo l'impegno che non mi vende nessun resistore più piccolo di 9.900 ohm, nessun resistore più grande di 10.100. Ah, tenete presente, perché qua non l'ho scritto, ma generalmente qui è sempre implicito nel termine tolleranza un più o meno. Allora, come faccio a passare da questa tolleranza all'incertezza? Allora vuol dire che 100 è questo e questo è 100. Vi ricordate, per quanto riguarda una distribuzione rettangolare, l'incertezza su R1 sarà pari al delta R1 diviso radical 3, perché la sigma di una distribuzione rettangolare è pari alla semiampiezza del rettangolo diviso radical 3. Se una delle cose è scritta sopra. Allora, 100 diviso radical 3 57.735 ohm. Ci siete? Allora, lo stesso ragionamento lo vado a fare sull'altro resistore. Delta R2 quanto vale? Vale lo 0,5% di 20K. E siccome qua devo fare 20.000 per 0,5 diviso 100, viene sempre 100. Ok? Perché il doppio 20.000, 0,5% è la metà, quindi ottengo un UR2 che è anche lui uguale a 57,735 ohm. Quindi questa è una situazione in cui nessuno dei due resistori ha un peso preponderante nell'incertezza complessiva, anzi contribuiscono entrambi nello stesso modo all'incertezza complessiva. Per cui andiamo a mettere questi due numeri in questa formula. Ah,
guarda qua. Allora, che numero mi aspetto? No, mi aspetterò un numero che è sicuramente più grande di 57 ed è più piccolo della somma dei due, no? Perché la radice quadrata è la somma dei quadrati, quindi su questo vi invito sempre a fare, prima di fare i conti, a livello ad occhio, capite che numero vi dovete aspettare, ok? Quindi sarà un numero tra 60 e 110, ok? Che alla fine è questo numero per radical 2. Allora il numero che esce è 81.64 ohm. Come scrivo il risultato di misura? R uguale, questo 64 lo butto a mare, più o meno 81 ohm. Vedete, attenzione, immaginiamo, modifichiamo leggermente i numeri di questo esercizio per farvi in maniera tale che vi evidenzio una cosa. Se io vi avessi detto che R1 valeva 10k e aveva una tolleranza dell'1%, R2 valeva 100k e aveva una tolleranza dello 0,1%. Chi dei due gioca di più nell'incertezza della somma? Allora, il risultato è 110 ohm. Chi gioca di più nell'incertezza del risultato? Allora, nessuno a bocca. Non vi basate mai sulle incertezze relative quando dovete fare una somma, così come non vi dovete basare mai sulle incertezze assolute quando dovete fare un prodotto o un rapporto. Perché questo è un ordine di grandezza più piccolo di quest'altro, ma è un'incertezza relativa, quindi non c'entra niente, non è quello su cui andremo a lavorare. Tant'è vero che quando trasformo queste incertezze relative in incertezze assolute, questo delta R diventa 100 ohm, così come diventa 100 ohm questo, perché 0,1% è la stessa cosa che l'1% di 10, ok? Quindi attenzione, quando lavorate sulle somme e differenze potete fare dei ragionamenti tipo questo lo trascuro, questo non lo trascuro e così, sulle incertezze assolute. Le relative sono fuorvianti. Viceversa, se sto facendo un prodotto, quello che conta sono proprio le incertezze relative, quelle assolute
viceversa sono fuorvianti. Ok? Facciamo adesso un altro esempio. Ragazzi, quanti di voi hanno fatto elettrotecnica? Vabbè, almeno chi l'ha fatto alzi la mano bene. Seguito elettrotecnica? Capito qualcosa di elettrotecnica? No, allora, è evidente che noi andiamo a fare in questo corso delle misure di grandezze elettriche e delle misure di grandezze termofluidodinamiche. Allora, il know-how delle grandezze termofluidodinamiche lo avete un pochettino, lo acquisite in fisica tecnica e poi l'avete un po' nella fisica generale, cioè non è che... certo, un po' di elettrotecnica non è male, nel senso che se non altro sapere di che stiamo parlando. Pausa dopo questo esercizio. Sì, sì, questo qua è veloce, eh? La potenza che sarà. Allora, potenza attiva voi sapete che la potenza attiva è tensione per corrente per il coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente. Allora, ho misurato tensione e ho ottenuto 200 volt con un'incertezza pari a 0,20 volt. La corrente vale 1 ampere con una tolleranza di 30 milliampere. Il cosen phi vale 1 con un'incertezza estesa 0,03 calcolata con k uguale 3. Vabbè, questo è giusto per mischiare un po' le carte. Allora, misurando vale 200 watt. 200 per 1 per 1, 200, tensione, corrente, watt. Quindi il misurando, come sempre, non ci crea problemi. Qual è il tipo di legame fra queste grandezze? Prodotto, attenzione, vedete, qua vi ho dato il valore del cosen phi, non di phi, quindi non c'è un legame coseno, sono tre prodotti. X1 per X2 per X3. Allora, ho tutte incertezze date in maniera strana, mi servono le incertezze relative, perché siccome poi una è tensione, una è corrente, una è un numero, se no non le potrei combinare tra loro se fossero assolute. Come faccio a mischiare volt, milliampere e numeri? Allora devo passare alle incertezze relative. Allora, qui l'incertezza relativa sulla tensione è pari a 200 volt diviso 0,2. Non è 0,2 diviso 200. 0,2 diviso 200, mi dico attenti. Il pomeriggio è duro per tutti, eh? No. 0,2 diviso 200. Ok. Che quindi è anche più facile. Allora, vuol dire, questo è 10 a meno 1, 10 a meno 3. Ok? Numero, niente unità di misura. La corrente, innanzitutto devo passare dalla tolleranza all'incertezza. Quanto vale UI? 30
diviso radical 3, perché questa è una tolleranza, devo passare all'incertezza dividendo per radical 3. E l'incertezza relativa sarà uguale a 30 diviso radical 3 e diviso 1, che è 1 ampere. E vabbè, coincidono numericamente l'incertezza assoluta e la relativa quando il misurando vale 1, però poco male. Quindi 30 diviso radical 3 viene 0,017 ampere. Scusate, 0,017 quella relativa, e veniva 0,017 ampere quella assoluta. Quanto vale l'incertezza sul cosenfino? Allora, qua l'incertezza sul cosenfino, allora, se l'incertezza estesa vale 0,03 e l'incertezza estesa è l'incertezza per il fattore copertura, qua come ottengo l'incertezza? Dividendo UC U grande per il fattore copertura. Quindi 0,03 diviso 3 0,01, e questo lui ha dimensionale, perché ha dimensionale, però l'incertezza su cos phi relativa è ancora 0,01 perché il cosen phi valeva 1. Se quando è andata a rivedere gli appunti non capite più niente. Ma gli appunti non li dovevamo portare in ampere? Non le veniva? Sì, hai ragione, questi sono milliampere. Grazie. Sono ampere o milliampere, o sono già direttamente? No, no, qua sono già ampere. Allora, sono 30 per 10 a meno 3, scusatemi. E quando lo vado a moltiplicare 30 per 10 a meno 3 viene 0,017. Se no 30 diviso radical 3 veniva un numero maggiore di 1. Ok, maggiore di 10. Allora, adesso ho tutte le incertezze relative e quindi posso andarle a combinare. Incertezza relativa su P. Incertezza relativa su V più incertezza relativa su I più incertezza relativa su cosen phi tutti al quadrato. Che mi aspetto? Allora, qua abbiamo un 10 a meno 2, qua abbiamo 1.7 per 10 a meno 2, qua abbiamo 10 a meno 3. Allora io mi aspetto che questo elemento non conterà nulla. Abbiamo 1.7 per 10 a meno 3, questo è un, diciamo, leggermente più grosso di 0,017. Questo mi devo aspettare. Ok? Quando mi vado a fare i conti, mi trovo 0,20, che è quello che mi aspettavo, ok? Questo equivale anche a dire che se potevo usare un voltmetro più scadente, potevo anche usare un voltmetro più scadente di quello che ho usato. Quanto vale l'incertezza assoluta? Uguale 0,20 per P, cioè 0,20 per 200 watt, ok? E viene 4 watt. Quindi il risultato P lo devo scrivere 200.0 più o meno 4.0
Vlat. Ci siete? No, ti ho persa. Te in prima fila, ti ho persa. Ah, no, no. Allora, questa è l'incertezza relativa, combinazione delle incertezze relative sui singoli. Eh? 0,020? Fa vedere se pure gli occhiali mi servono. No, più che occhiali, devo... è 0,020, ma qua viene 4. Sì, sì. Hai ragione, no? D'altra parte ho detto questo deve essere circa come quello. Allora, 0,020, che moltiplicato per 200... Era, avevate ragione voi, la pausa la dovevamo fare prima. E vale 4 watt. Ok? Diamoci un caffè.